ragazzo di Fano si è incatenato con la catena della sua bicicletta al banco della sua classe, di un istituto di Fano, dicevo, per protestare contro l'obbligo dell'utilizzo della mascherina, in particolare in classe. Un gesto che gli è costato, pensate, un trattamento sanitario obbligatorio, ma per quanto si possa essere, diciamo, ribelli, sì, definiamolo così, è possibile arrivare a stabilire un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio ad un ragazzo, ad un diciottenne? La notizia buona nelle ultime ore è che il ragazzo ha lasciato l'ospedale il 9 maggio, ora è difeso dall'avvocato Isabella Giampaoli. Intanto la politica poco di fatto si è espressa riguardo a questo fatto, eccetto che un senatore che ha deciso addirittura di arrivare a Pesaro a conoscere direttamente il ragazzo, a conoscere il suo punto di vista e che proporrà riguardo a questa storia una interrogazione parlamentare. E allora partiamo con questo speciale serale firmato BioBlu 24. Tanti gli ospiti che interverranno, ve li presento subito velocemente. Luzzi, psichiatra, psicologo e scrittore, ben trovato. Poi ci sarà anche il senatore Armando Siri, l'avvocato Massimiliano Musso. Allora ringrazio tutti per essere qui. Partirei subito dal dottor Meluzzi, perché chiariamo bene una cosa, partiamo proprio dal principio. Che cos'è, dottor Meluzzi, un trattamento sanitario obbligatorio? Trattamento sanitario obbligatorio è una misura istituita con la famosa legge 180 del 1978, la famosa legge Basaglia, poi recepito dalla legge di riforma sanitaria istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale 833 e poi ripresa nel piano salute mentale del 2000, e quindi direi che è una misura estrema con la quale si ricorre in psichiatria in condizioni molto limitate, con vincoli molto forti posti dalla legge per evitare l'arbitrio delle vecchie leggi manicomiali. Quindi la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, del TSO, dice che si può ricorrere al TSO soltanto quando esistono gravissimi rischi per la vita del paziente, che sia completamente inconsapevole delle misure terapeutiche che sono necessarie per proteggere lui o terzi. Cioè nessuna di queste situazioni sussiste nel caso che è stato descritto, almeno per come è stato descritto. Ci sono molti vincoli anche, bisogna che ci sia un medico proponente, uno psichiatra pubblico che viene controfirmata da un altro psichiatra pubblico nell'ospedale, bisogna che ci sia la conferma entro 24 ore dell'autorità sanitaria territoriale che è il sindaco, sì, e poi la supervisione del giudice tutelare. Allora, se questo trattamento sanitario, se, ripeto, perché io non conosco le carte, non l'ho visto, è stato compiuto su questo ragazzo, e le descrizioni dei fatti sono quelle che la stampa ha riportato, ci troviamo di fronte ad un arbitrio assoluto. C'è un arbitrio che dovrebbe esporre i due medici a delle sanzioni gravissime dal punto di vista penale, ma anche il sindaco e probabilmente anche il giudice, se questo è stato fatto. Se invece, come qualcuno scrive adesso sui social, che non è stato fatto nessun TSO, beh, lo vedremo, ma quello è un provvedimento che viene preso ufficialmente e che deve essere ratificato sia dall'autorità sanitaria, il sindaco, che dall'autorità giudiziaria. Se il sindaco dovesse aver dato... Quindi, scusi, dottor Meluzzi, nei social ha trovato adesso la notizia? Mi è arrivata la notizia, qualcuno dice no, non è stato fatto un TSO perché non c'è sull'albo pretorio del comune di Fano. Non vorrei che avessero già ingarbugliato le carte, terrorizzati secondo me, perché il terrore è sacrosanto. Qui sono di fatti gravi reati penali, saremmo nello specifico del sequestro di persone, gravissimi reati professionali dal punto di vista etico, deontologico, sanitario, un'assoluta inappropriatezza della misura dal punto di vista tecnico, terapeutico, e poi soprattutto sarebbe stato fatto qualcosa che espone chi l'ha fatta a fatti civilistici con danni gravissimi alla vittima di questo trattamento sanitario inappropriato, inefficace, inefficiente, sbagliato e con gravi danni di natura biologica ed esistenziale che l'ha subito. Mi auguro che non gli abbiano dato dei farmaci, perché anche su quello bisognerà vedere. Per quello che mi riguarda, da vecchio perito, quali sono i tribunali, psichiatra forense e per l'appello medico legale, mi metto a disposizione del ragazzo e della famiglia per i ricorsi che l'avvocato intenderà fare contro l'ASL, contro il comune di Fano e contro chiunque abbia sottoscritto questo che, se è come è stato descritto dai media, un vero e proprio obbrobrio dal punto di vista psicologico, psichiatrico, medico legale, terapeutico, penale, civilistico,